Buongiorno a tutti ragazzi, sono Ivano Costabile e sono uno scultore di animali e oggi vi farò vedere la realizzazione di un mastino napoletano. Anche se il mastino napoletano è un animale che se guardiamo i cataloghi e le varie pubblicazioni di libri del presepe napoletano, possiamo notare che il mastino napoletano non è un animale presente, è stato inserito nella seconda metà del Novecento, forse da artisti contemporanei, e a molte persone piace, per questo viene fatto. Abbiamo fatto un primo bozzetto interamente in terracotta, ovviamente, abbiamo realizzato il busto, successivamente viene realizzato il cranio e alla fine vengono messe le zampe e la coda, la che può essere fatta sia in piombo che in terracotta. Gli occhi vengono forati in questo modo perché. Qual è il motivo? Perché la caratteristica degli animali del presepe napoletano del 700 è che sono praticamente in vetro dipinti a mano. Un'altra cosa interessante di questo animale è che per realizzarlo ovviamente bisogna studiare almeno un po' di anatomia animale. Possiamo vedere la formazione del mastino napoletano, che è un animale molto grosso e ha un busto leggermente sproporzionato alla testa, perché la testa risulta essere più grande del corpo. Come dicevamo, il mastino napoletano non è uno dei cani presenti sul presepe napoletano del 700, viene riproposto solo da artisti moderni. I cani più celebri del presepe napoletano del 700 sono sicuramente di razza levriera. Poi abbiamo cani mastini e cani da mandria. Alcuni di questi cani avevano anche dei nomi come Bellezza, Fez e Ragostella, che scortavano la regina l'Odalisca nel corteo dei Maggi. Poi abbiamo Raya, che era il cane del un mastino, che era il cane di Re Ferdinando IV. E poi abbiamo Barthelemy, cane bastardino, diciamo un volpino, che anche se è molto presente sulle scene del presepe napoletano in stile 700. Per ovvi motivi abbiamo saltato i passaggi per non far venire il video troppo lungo. A questo punto andremo a metterci la coda. Come ho detto, la possiamo mettere sia in terracotta che in piombo. Qua la metteremo in terracotta per fare il pezzo finito. Siamo nell'ultimo passaggio, montaggio della coda. Eccoci qua. Vedete? Adesso aspettiamo che si asciuga l'argilla per bene. Gli daremo l'ultima lisciata e poi verranno fatti gli ultimi tratti somatici. Si andrà più nel dettaglio.